Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati ancora una volta in questo nuovo video. Io sono Palmozio e oggi qui, in questa occasione, voglio provare a tentare di sviscerare con voi quella che è stata la mia esperienza con questo ultimo e conclusivo capitolo della saga di Dragon Trainer, ovvero Dragon Trainer, il regno nascosto. Come ho appena detto, terzo e ultimo capitolo di un brand quasi storico della DreamWorks, iniziata originariamente nel 2010 e oggi arrivata al suo atto conclusivo. Una saga che, in generale, per quanto riguarda i capitoli principali, ovvero i lungometraggi animati della DreamWorks ad essi dedicato, ho sempre davvero molto apprezzato. Già il primo Dragon Trainer aveva secondo me la sua da dire, il secondo capitolo poi rientra tranquillamente nella mia piccola cricca di film di animazioni preferiti di sempre, per cui insomma diciamo che personalmente mi sarei comunque aspettato da questo ultimo capitolo qualcosa di incisivo e decisivo per dare una degna chiusura a questa bellissima saga animata. Ma sarà così stato? Questo Dragon Trainer 3 sarà riuscito a lasciare un'impronta indelebile quasi come hanno fatto i precedenti capitoli in chi li ha guardati? Oppure sotto alcuni punti di vista qualcuno potrebbe trovare qualcosa da ridire? Beh, che domande sono. Siamo qui proprio oggi per cercare di dare una risposta. Se siete pronti, anche io lo sono. Iniziamo immediatamente. Ma naturalmente, non prima della sigla. Dunque, eccoci qua ragazzi e ragazze, tagliamo subito la testa al toro, voglio cavarmi immediatamente questo piccolo sassolino nella scarpa. Da un punto di vista personalmente oggettivo, non posso assolutamente negare che questo Dragon Trainer 3 possa attestarsi come un ottimo film d'animazione, apprezzabile da una vastissima gamma di pubblico, dai più giovani che penso lo troveranno davvero molto soddisfacente, ma anche per i più vecchiotti e navigati, caratteristica fondamentale a mio parere per caratterizzare la più o meno riuscita di un film di questo tipo. Credo proprio che in un'ottica massimalista generale a questo Dragon Trainer 3 non gli si possa recriminare praticamente nulla. Tuttavia, da un punto di vista soggettivo, non vi posso negare che il film mi ha lasciato un pochettino a bocca asciutta. E purtroppo sì, ragazzi, mi rendo conto che forse sto per esporre un'opinione abbastanza impopolare perché vedo che in generale questo Dragon Trainer 3 sta davvero molto piacendo e convincendo. Ma comunque io in questo video cerco sempre di esporvi nella maniera più completa possibile e anche condivisibile quella che è stata la mia esperienza al cinema. E se di mia esperienza si sta parlando, devo necessariamente rimarcare il concetto, per onestà intellettuale, che questo Dragon Trainer 3 mi ha lasciato un pochettino deluso. A dire il vero, non vorrei stare qui a soffermarmi nemmeno tanto sul lato tecnico, in quanto, bene o male, il livello molto buono dei primi due capitoli anche qui è stato migliorato, con una graditissima revisione delle animazioni dei personaggi. Pur essendo che lo stile grafico di Dragon Trainer non mi è mai andato particolarmente a genio, in quanto l'ho sempre ritenuto un po' troppo tendente al cartunesco, comunque ad ogni modo in questo terzo capitolo le animazioni dei personaggi, probabilmente riprese in motion capture su attori reali, sono state davvero molto efficaci. Un vero e proprio applauso alla fluidità del tutto, dai personaggi a come parlano, a come si muovono, alle loro espressioni facciali, ma anche ai movimenti dei draghi e a tutto quello che li circonda. Davvero, sotto un versante puramente tecnico, lo ripeto, a questo film si può ricriminare davvero molto poco. Per cui è per questo che non vorrei tanto soffermarmi, perché non credo che risiedano qua le magagnette che io ho riscontrato. Al contrario, dal punto di vista del contenuto del film, qui la cosa si fa un pochettino più macchinosa. Io ammetto che dalle esperienze passate con i precedenti Dragon Trainer, mi sembrava più o meno di aver capito dove il tutto stesse per andare a parare. Tuttavia la mia esperienza con il secondo, in particolare con, diciamo, la scomparsa di un determinato personaggio all'interno della storia, e chi ha visto il secondo Dragon Trainer mi capirà benissimo, mi aveva fatto non poco rivalutare la mia esperienza generale con questo brand. Per cui in questo terzo, sapendo che sarebbe stato l'atto conclusivo, la conclusione della trilogia, mi sarei quantomeno minimo aspettato un sforzo ulteriore in più, come era già stato fatto nel secondo capitolo, che mi sarei aspettato in questo terzo.
che per carità sì, è stato fatto, ma non tanto come avrei sperato. Un primo Dragon Trainer davvero ottimo perché andava ad introdurti efficacemente alle tematiche ed al mondo che ambienta le vicende dei nostri protagonisti. Dopodiché il secondo capitolo ci prendeva anche un pochettino a schiaffi in faccia per farci ben capire che questo brand non era solo e semplicemente un filmino per bambini che trattava di ragazzi che cavalcano draghi, ma era molto molto di più potenzialmente. Per cui arrivati qui al culmine del terzo capitolo mi sarei aspettato che tutto questo potenziale raggiungesse il suo apice. Però alla fine il tutto risulta come un enorme soufflé buonissimo, ma che infine si sgonfia proprio al momento di servirlo in tavola. La trama di base di questo terzo capitolo, per carità, potrebbe anche essere interessante, ma viene sfruttata quasi con i minimi sforzi. L'ottimo lavoro sui personaggi, sia per gli umani che per i draghi, fatti nei precedenti capitoli, era stato molto convincente. Ma eccetto nella parte finale del film, diciamo che per un 80% di quasi tutta la pellicola, qui purtroppo viene un pochettino a mancare. Con in aggiunta la non assolutamente necessaria introduzione di un villain in questo terzo capitolo, che lascia davvero molto tempo che trova. E credetemi quando vi dico che se non fosse stato per il finale, per l'ultima sequenza di diciamo un quarto d'ora di questo film, che riesce a risollevare il tutto e a dare finalmente comunque un po' di brio all'intera pellicola e lasciare comunque un piacevole sapore in bocca uscendo dalla sala, comunque, secondo me, a mio parere, questo bellissimo atto conclusivo non riesce ad andare a compensare tutto quello che c'è stato prima. Difatti, penso che la grande bellezza e potenza emotiva di questo film sia ricercarsi davvero negli ultimi minuti finali e non tanto per tutte quante le vicende che sono state anche cercate di essere narrate in maniera più convincente possibile ed appassionante, ma che purtroppo non c'entrano l'obiettivo. E devo ammettervi anche che in alcuni particolari punti della pellicola il ritmo risulta essere talmente tanto lento che inaspettatamente in sala ho rischiato a più riprese di annoiarmi. E questa cosa da un Dragon Trainer sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Per cui la mia più grande recriminazione che mi sento di porre verso questo Dragon Trainer sta nella mia percepita mancanza di coraggio, mancanza di incisività, mancanza anche di un pochettino di astuzia che inaspettatamente non riesce a mantenere lo stesso livello dei capitoli precedenti. In generale, comunque, sì, questo Dragon Trainer 3 può essere definito come un buon, anzi anche degno finale della saga di Dragon Trainer. Però ragazzi, quanto si sarebbe potuto fare di più e non è stato fatto. Veramente un gran peccato. Per cui, ragazzi e ragazze, volendo un pochettino provare a dare una conclusione a quello che è il mio pensiero riguardante l'esperienza con Dragon Trainer 3, posso dirvi in totale sincerità che comunque, sì, questo ultimo capitolo è degno di essere definito il capitolo conclusivo di questa saga, ma non tanto quanto mi sarei aspettato. Un buonissimo film d'animazione, ma che personalmente credo che sia stato un pochettino troppo sopravvalutato, con tanto potenziale che poteva esprimersi che viene ridotto ad uno sforzo narrativo davvero quasi elementare. Grazie al cielo, proprio in calcio d'angolo, il finale del film riesce a ridare un pochettino di brio e corpo a tutta quanta la pellicola, ma purtroppo forse non in maniera totalmente sufficiente. Questo si potrebbe tradurre con un eventuale brutto voto assegnato a Dragon Trainer 3? Assolutamente no. Difatti, personalmente, mi sentirei di assegnargli un voto che si attesta su un dal 7 all'8. Un voto che, oggettivamente, contestualizzato nella saga di Dragon Trainer e più in generale come film d'animazione, si può attestare come un giudizio molto dignitoso. Però questo Dragon Trainer 3 è come se fosse l'alunno in classe che sai benissimo che potrebbe tranquillamente ottenere un 10 su 10 al compito, ma che per motivi inspiegabili nel compito finale manca in delle vere e proprie sciocchezze che mai ti saresti aspettato. Lo so perfettamente, ragazzi, che questa mia opinione potrebbe essere davvero molto molto impopolare, ma purtroppo non so cos'altro dirvi. Per cui, in conclusione, questo Dragon Trainer 3 è un buon film d'animazione? Assolutamente sì. È un degno finale di un'ottima trilogia animata come è Dragon Trainer? Diciamo anche di sì. È un film che, in base alla mia esperienza passata, è riuscito a lasciarmi soddisfatto in toto? Purtroppo, con grande amarezza, vi devo rispondere no. E quindi ragazzi, tutto qui.
Purtroppo non saprei cos'altro aggiungere per descrivervi il mio essere uscito dalla sala un pochettino a bocca asciutta. Forse ho la paura di non essere ben riuscito ad esprimermi in questo video, perché mi rendo conto che in alcuni punti non tutti potranno essere in grado di capire quello che sto cercando di dirvi, ma se avessi tentato di esprimermi un po' meglio avrei rischiato veramente di scadere negli spoiler, cosa che in questo tipo di video non vorrei mai fare. Spero comunque che, parlando seppur in sommi capi, abbiate quantomeno un minimo colto quello che volevo dirvi. Ve lo ripeto un'altra volta, so perfettamente aver avuto un'opinione davvero molto molto impopolare, ma ragazzi, non so che altro farci. Anche se, mai dire mai, magari proprio voi con un vostro commento che lascerete qua sotto potreste anche essere in grado di farmi cambiare idea, in base alla vostra esperienza con Dragon Trainer 3 e in base a quello che vi ho detto io oggi in questo video, cosa vi sentireste di condividere? A voi questo film è davvero molto molto piaciuto, come sento tanti dire? Oppure magari anche voi siete un pochettino anche dalla mia parte? O anche, più semplicemente, siete d'accordo con quello che ho detto in questo video? Non siete d'accordo? Perché? Sotto questi punti di vista e per qualsiasi altra cosa che volete scrivere qui sotto nei commenti, mi raccomando, fatelo. Fatelo perché, come dico sempre, è un mezzo fondamentale per arricchire il contenuto di questo video, che vuole essere semplicemente un'opportunità di confronto tra spettatori. Sappiate sempre che vi risponderò molto molto volentieri il prima possibile. Mi raccomando, qui sotto non lasciatemi a bocca asciutta. Detto questo, ragazzi e ragazze, io credo di aver esaurito completamente tutto quello che potevo dirvi oggi all'interno di questo video. Sono sicuro che in molti non saranno d'accordo con me, ma comunque se questo video vi dovesse essere anche solo minimo piaciuto, o se l'aveste trovato anche solo minimo utile, vi invito a lasciare qui sotto un bel mi piace, sarebbe davvero molto sentito. Ma in particolar modo se, con te che mi stai guardando in questo momento, è la prima volta che ci vediamo e vedi che questo tipo di video e anche gli altri contenuti che il mio canale ti può proporre ti possono interessare, ti invito a prendere in considerazione l'idea di dare anche una pigiatina al tasto rosso, in maniera tale da poter dare un piccolo supporto simbolico ed emotivo a questa attività che sto cercando di portare avanti su YouTube. Inoltre vi ricordo sempre che qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione potete trovare dei link che vi possono essere utili, sia dei link Amazon per poter sostenere gratuitamente la mia attività su questa piattaforma, in questo caso specifico vi lascio dei link Amazon se vorrete recuperarvi sia i libri originali da cui Dragon Trainer ha preso ispirazione, sia ovviamente anche i Blu-ray di Dragon Trainer. Ma oltre a ciò, sempre in descrizione, potete trovare dei link social per seguire la mia persona anche al di fuori di YouTube. Ed in ultimissima mi permetto anche di ricordarvi di dare un'occhiata ogni tanto alla sezione community di questo mio canale, in quanto, anche se in maniera abbastanza sporadica, faccio uscire qualche piccola cosa che potrebbe essere di vostro gradimento se apprezzate l'attività di questo canale. Quindi ragazzi, tra schede, descrizione, community, iscrizioni e quant'altro, avete tutti quanti i mezzi a vostra disposizione per fare tutto quello che vorrete, ma l'ultima parola spetta sempre e solo a voi. E detto questo ragazzi, io ho davvero esaurito completamente tutto quello che potevo dirvi oggi all'interno di questo video. Io vi ringrazio davvero di cuore per avermi seguito fino a questo punto anche oggi all'interno di questo video. Per cui io qui vi saluto, vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento con un prossimo video, sempre qui su questo canale. Alla prossima! Buon Dragon Trainer 3 a tutti!